Le scuse per la mia lingua, la prima festa italiana, buona sorte a Uscega, che speriamo sia la prima festa portoghese.
Noi abbiamo un'idea di impresa, di Stato, fondata sull'impresa, sulla libertà di impresa, sulla libertà di insegnamento, sulla libertà di parola, sulla libertà economica, sulla libertà di religione, sulla libertà. Da una parte la libertà, e come diceva l'appena rieletta governatrice della regione di Madrid, comunismo o libertà? Io scelgo la libertà. Io scelgo la libertà, la famiglia, i valori, il popolo. Quindi vi auguro buona fortuna, buona sorte, che sia il terzo congresso. Mi ha detto che è un congresso bello battagliato, un congresso vero, e a me piacciono i congressi veri, con i militanti veri e con i voti veri, non i congressi di tanta della sinistra decisi a tavolino. Poi, quando c'è un congresso c'è chi vince e c'è chi perde. L'importante, lo dico da segretario, da militante a militanti, sia per chi vince, sia per chi perde, l'avversario non è qua, l'avversario è fuori. Proprio fra ieri e oggi, come Lega in Italia, abbiamo Andrea 2000 gazebo, 2000 comizi nelle piazze italiane per raccogliere firme e raccogliere anche un contributo economico per andare avanti. Io penso che non bisogna mai porre un limite ai nostri sogni, quindi non bisogna accontentarsi di essere passati dall'1% all'11%. L'obiettivo è di ritrovarsi la prossima volta a Coimbra o a Roma a festeggiare Scelga al governo con la Lega al governo in Europa.